Buonasera a tutti, benvenuti questa sera super puntualissimi, le 21:01 e noi ci siamo. Io vi do la buona serata a tutti, il ben ritrovati soprattutto, perché appunto, come già sapete, ormai da 2 settimane a questa parte l'appuntamento del giovedì è solo uno ed è proprio qui su Bella Radio e su Bella TV, con una voce femminile straordinaria che anche questa sera per i prossimi 60 minuti vi terrà compagnia e soprattutto vi farà deliziare quelle che sono le vostre orecchie. Io vado a dare subito il benvenuto a lei, Anna Giuliano. Buonasera, ciao. Buonasera tesoro, ma quanto sei bella. Oggi sei bellissima, bellissima. Benvenuta. Buonasera a tutti quanti. Come stai? Sto bene, grazie. Bene, ti vedo. Molto bene. Allora, non è molto bene, perché quando arriva il freddo, devi sapere che per me psicologicamente arriva quella fase della vita in cui dico, ho freddo. Cioè, starò tutto il tempo a fare così. Sì, in inverno è così. Dobbiamo abituarci ancora. No. All'idea sì, però insomma, vieni qua, va, sediamoci. Anna. Perché è un po' una tragedia questa cosa dell'inverno per me, perché anche per venire a lavorare, sai, no, quanto è bello in estate, ti metti un vestitino, un paio anche di infradito, vum, è pronta, più sei comodo. Invece in inverno devi iniziare con le calze. Se ho l'unghio un pochino rovinato e me la sono sfilata, allora pensi, porca miseria, 9 euro buttati nel gabinetto, quindi te le compri magari quelle che costano molto di meno, perché sai che ne strappi un paio alla volta. Però va bene comunque. Allora, passata una buona settimana? Sì, diciamo di sì. Dai. Diciamo che comunque c'è stato anche un ottimo riscontro da parte del pubblico. Assolutamente. Hai visto quello tantissimo, che è successo? Tantissimo. A parte che mi hanno contattato anche tanti amici di Trapani, che voglio salutare. Un grande bacio. Che si sono ricordati tutto quello che abbiamo raccontato. Hanno visto la trasmissione, visto la replica, quindi mi ha fatto veramente piacere questo. Salutiamo tutti gli amici di Trapani, non solo, diciamo tutti quelli che ci stanno guardando. Tutta la Sicilia, diciamo. Esatto. Sono abbastanza. Molti, e ti dirò che tramite Facebook e tramite l'applicazione un po' da tutta Italia ci seguono, quindi diciamo che siamo anche in diretta Facebook, e dopo i salutini li faremo da lì, perché come sempre... Sì, un grande bacio. 60 minuti diciamo che volano troppo velocemente, non abbiamo tempo per prendere le telefonate, quindi entrate nella pagina Facebook, c'è la diretta e vi salutiamo. E dopo, li leggeremo. Abbiamo il tempo per farlo, oltre che per cantare, perché soprattutto siamo qui per cantare. Tra l'altro, Anna ha portato qualche cimelio. Ve lo dico già da adesso, quindi tra un pochino andremo un po' a spulciare. All'ultimo momento li ho trovati. All'ultimo momento. Non li avevi cercati? No, perché sapevo che non era impossibile. Non c'era. All'ultimo momento sono venuti fuori. Sì. Quindi tra un pochino vi faremo vedere anche quello che è stato un po' il passato che abbiamo raccontato durante la prima puntata. E così, man mano che vedremo quello che ci ha portato, racconteremo quello che succedeva in quel determinato periodo della tua vita. Va bene, io a questo punto direi bando alle ciance, ciancio alle bande, perché siamo qui soprattutto per cantare. Quindi lo tagliamo il nostro rosso della nostra seconda puntata? Sì, voglio iniziare sempre con il brano nuovo. Ovviamente. Perché è uscito da poco, quindi iniziamo con Sono femmina. Andiamo, si parte con Anna Giuliano! Tanto l'ore, se non c'è amore non posso aspettare, non dire una parola, vado via, non mi distruggere, fa male, arrenda che sto cuore, ma fa male, le tue parole fredde senza cuore.
la nostra Anna con il nuovo brano che ricordiamo è uscito da un mese, eh? Sì, un mesetto all'incirca. Quindi mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, condividetelo. Ma anche se l'avete fatto, condividetelo. Ma non solo questo, tutti. Sì, i brani, certo, vanno sempre condivisi a prescindere dall'uscita o meno. Esatto. E poi comunque questo è un altro brano abbastanza forte, dove una donna fa venire, come ho detto anche la scorsa puntata, fa venire fuori il bene per se stessa che, sì, delle volte viene un po' trascurato. Sì, abbiamo, sì, anche raccontato scorsa settimana, sì, sì, esatto, come è nato, questa storia mi ha colpito, quindi insomma, sì, diciamo, chi se lo fosse perso su, sì, YouTube c'è la puntata, sì, sì, proprio la cartella dedicata ad Anna. Lo guardano. Certo che lo guardano, anzi ringraziamo tutti coloro che, esatto, sono con noi. Un grande bacio. Continuano sempre a guardarci, perché insomma la forza è data da questo, da voi che siete sempre insieme a noi. È vero. Ma quindi allora stavamo dicendo, scorsa puntata, non mi ricordo se mi avevi detto se stavamo preparando qualcosa di nuovo. Ci sta, però non te lo rivelo. No, è una cosa molto bella, è una cosa che non ti aspetti da Anna me. Giuliano? Assolutamente. Non vogliamo sapere cos'è, perché ancora è troppo presto. Sì. Però insomma è bello tenere tutti in suspense, sì, dicendo che comunque si sta preparando. È una cosa che non ti aspetti assolutamente. Quindi pubblico, vedremo Anna Giuliano sotto un altro punto di vista. Sì, dato questa assolutamente cosa. Assolutamente sì. Che sta di... c'ha un sorrisino nel viso, sapete quelli tipo Bart quando dice non sono stato io, ecco, uguale è quello, ha quello sguardo identico, nel senso sto fremendo, non vedo l'ora di farla uscire. Sì. Quindi possiamo, dai, in privato poi ti dico qualcosa, ovviamente, perché, sì, secondo voi io la facevo andare senza che me lo diceva? Ma quando mai? Io sto qua seduta bella tranquilla dicendo no, non ti preoccupare, poi quando arriva, quando ci sarà la pausa, Mary, allora Anna, ovvio, dimmi cos'è che sta succedendo. Però possiamo dire quanto tempo dovrà passare prima dell'uscita, se la farei venire fuori nel periodo natalizio, prima di Natale? Prima di Natale, quindi inizi dicembre. Ci prepariamo più per quel periodo? Anche fine novembre, più dai, o meno, così. Ragazzi, sì, ci gusteremo questa bella, sì, novità. Sì, sì, con calma. Dobbiamo attendere un'altra quarantina di giorni, sì, e poi... Però sarà una cosa bella. Senti, ma io voglio capire se Anna continua a scrivere, ci saranno... In futuro sì, ovvio. Ci saranno brani, sì, tuoi, sì, sì. Ma volevo anche capire un'altra cosa, se nel famoso cassetto c'è qualcosa conservato che non hai mai avuto il coraggio o la voglia magari di farlo venire fuori. Sì, però sai quando hai un qualcosa e non sei sicura? Sì. Magari dici aspetto il momento giusto. Ok, quindi ci sta quel ci brano. Ci sta, però ci non, sta. Non è il momento giusto. Non è il momento, va bene. Quando arriverà, anche, sì, se passeranno anni, mi, sì, dirai, Mary, ti ricordi quando... Sì, 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 certo. Così certo, lo condividiamo, certo, sta, certo, cosa. Certo. Va bene. Certo. Tra un pochino, voi continuate a scrivere i vostri, sì, salutini, perché tra un pochino andremo. Direi di fare un altro brano e dopo andiamo a prendere il, sì, primo cimelio. Sì. Quanti me ne hai portati? Due? Due. Uno è un ricordo che poi... Ok, parleremo uno di, sì, quello e uno di quell'altro. Allora, io voglio ricantare la canzone con Leo Ferrucci perché sta piacendo tanto, me l'hanno richiesta, e mi hanno detto che piace e quindi, sì, io la voglio ricantare, te voglio credere. Ma quando una canzone è bella si, sì, deve cantare, sì, 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 sempre e sempre. Quanti anni avevi qui? 17 anni, quindi insomma un po' di tempo fa e già, sì, tu hai avuto il, sì, piacere di, sì, sì, duettare con un artista di un certo, sì, livello. Tante persone dopo la puntata mi hanno richiesto questo brano e mi hanno detto che piace molto questo duetto, quindi a me mi fa molto piacere. E noi siamo pronti per, sì, farlo ascoltare, assolutamente. Okay. Voi, sono loro che decidono, esatto, Anna, sempre. Andiamo. Il motore di tutto. Andiamo. Parlammo giù stasera, che servono le parole, se tu non mi stai a sentire. Io ti giuro e tu puoi star sicuro, non sono stato con nessuno, non ti posso mai tradire. Chi ti ha raccontato sta bugia io sapevo già, e puoi star sicuro, non dare la verità. Dove torna tardi tutta sera, ma trascura papallona, dimmi tu che già pensa. Non te ne sei accorto con mia dura, sta malata e te ne frega, e non faccio un mangio. Dimmi tu che vita sto facendo insieme a te.
pensi te, se tutte cose si per me, da niente ma da perdere. Non fa così, vedrai domani cambierò, perché sta morata resta assai più forte e distruttibile. È inutile, io sono sicura ma te voglio credere. A strigna, perché nessuno a noi ci va a far spartere. Non lo fa vincere. Come sia cosa più importante, si ti perde un istante, ma l'amore senza te. Io non voglio sentire più niente, già sto male solamente, io mi voglio solo te. Giuro ma stasera che non torno e che ho sbagliato. Giuro innanzi a Dio, tu sei tutta vita mia. Ha sempre ragione, perché esatto. Nonostante quanti anni sono passati adesso dall'uscita 12, di 12. È un brano sempre molto attuale, vedi, quando sì. Ci sono certi brani che comunque restano, no? Sì, diciamo che in questo periodo lo stanno ascoltando molto spesso. Esatto. Magari diciamo è come che fosse una scoperta attuale. Esatto. Ecco, esatto, come sì. Se come se non in realtà il brano ha 12 anni, però vedi, possibilmente ci sono dei brani che non hanno il giusto successo nel momento in cui escono e poi dopo esatto, sì. Vengono apprezzati sì, di sì, più sì. Anche perché 12 anni fa la tecnologia non era come oggi. Brava. Non c'era internet, non era tutto così facile, no. Soprattutto non eravamo così bravi anche noi, esatto. A capirlo, perché quando è uscito il primo cellulare sembrava una cosa pazzesca, sì. Appena c'erano i messaggi ancora più pazzesco, si aspettava la Summer Card sì, avere i messaggi gratis e perché lo squillo. C'era lo squillo, era un pensiero, esatto, e quando all'epoca io avevo tipo 15 anni arrivava lo squillo, mi sta pensando, tipo il maschietto che ti piaceva, ti faceva quel famoso squillo, tu salivi al cielo quello squillo e se era più lungo dicevi no, non mi può chiamare, invece era uno squillo più lungo, sì. Quindi e invece oggi e grazie messaggi pure era una cosa pazzesca, figuriamoci se avremmo mai pensato internet. Beh, se avessimo mai pensato internet, e invece oggi sì, siamo a questi livelli e grazie sì. Proprio a internet c'è l'opportunità di conoscere meglio gli artisti, sì. Sicuramente da un lato ha portato tante cose positive. E dall'altro lato no, tante cose negative, esatto. perché forse oggi è diventato tutto pro e contro, esatto, diciamo. Però dalla musica qualcosa di buono sì, c'è, sì. E infatti come dicevo sicuramente molti brani che prima erano un po' messi accantonati oggi invece vengono più ascoltati, sì, sì. Come il brano di, come in caso esatto, di questa esatto, canzone esatto.
sono stati bravi gli arrangiatori, gli autori, tutto l'insieme è stato lavorato bene. Perché è uno di quei brani che appunto dico, anche se è passato tempo, resta, continua a rimanere. Ha fatto cioè a quell'epoca ha fatto tutto Leo Ferrucci, è stato... Sei andata a Napoli? Sì, io sempre stavo a Napoli, sempre. Ah, raccontami questa cosa, questa non la sapevo. Sì, io a quei tempi ero sempre a Napoli, perché poi mio padre aveva, diciamo, preso un'amicizia fraterna con Leo Ferrucci. Ok, ma com'è nato questo rapporto di amicizia? È venuto lui qui? No, siamo andati noi. Ah, ok, siete andati voi? Sì. E quindi è nata questa amicizia. Mio padre ha parlato che dovevo fare il CD. Ah, ok. Prima il CD. Ah, ok, quindi tu ti sei appoggiata a Napoli per fare il CD. Sì. Ah, non sapevamo, vai, racconta. Poi avevo questo duetto. Sì. Che non lo dovevo fare con Leo Ferrucci. Leo Ferrucci si è proposto, mi ha detto: Anna, lo vuoi fare con me questo duetto? Io lo dovevo fare con Nello Amato. Ok, questa un altro artista era molto... Nello Amato. Ok. Poi non è stato possibile. E poi, diciamo, è nata una bellissima amicizia con Leo Ferrucci. E quindi si è proposto lui stesso. Dice: bello. Anna, la voglio fare io. Hai piacere. Cioè, è stato lui a dirlo a me. Hai capito? Cioè, insomma, per una ragazza di giovanissima, 17 anni, esatto. Avere un Leo Ferrucci che ti dice vuoi cantare tu con me? Sì. Cioè, vorrei io però fare questo. Tramite, diciamo, l'amicizia, perché c'era una bellissima. Vabbè, comunque, amicizia. Anche perché sei brava, perché a prescindere dall'amicizia, scusami se mi permetto, ma se uno non sa cantare, non penso che ci può essere l'amicizia più grande del mondo, ma. Esatto. Anche perché eri brava allora e continui ad esserlo. Sì. Quindi si è proposto lui e tu hai registrato a Napoli. Tutto nella sua casa discografica, perché lui ha una casa discografica a Giuliano. Ok. E quindi mi ha arrangiato, diciamo, tutto il CD. Ha messo che dopo te la faccio sentire un'altra canzone che tu non conosci, che si intitola Vigliaccamente. All'inizio risponde lui al telefono. Questa è una bellissima canzone. Quindi questa sera ascolteremo e scopriremo anche quest'altro quindi brano. Lui ormai diciamo che mi considerava come una figlia a quei tempi, perché poi mi ha portato a casa sua, ho conosciuto sua moglie mi voleva bene, grandissimo, certo. Bene, e quindi sono tutti ricordi bellissimi. Sì. Ma sei stata proprio tu di tua spontanea volontà a voler far tutto a Napoli? Mio padre perché aveva questa grande passione di andare a Napoli. Poi ci siamo fermati lì per un bel periodo, mio padre ha cominciato a fare tante amicizie, certo. E ci siamo fermati da Leo Ferrucci, quindi io facevo andate e ritorno da sempre. Diciamo che hai avuto un'infanzia movimentata. Sì, io ci cantavo, facevo anche le serate là. Ok, peccato però Anna che hai... Sì. Questo sì che è stato un po' un peccato, possibilmente ritornerà ancora meglio di prima, però il fatto che comunque tu te la sia vissuta nel periodo più bello, perché quello secondo me era anche il periodo più bello, l'adolescenza, esatto, diciamo, ha lasciato sicuramente anche un grande insegnamento a te musicale, un insegnamento che si vede, esatto, un bagaglio molto più riempito. Vero. Mi fanno cenno di cantare, perché io sono una chiacchierona. Sì, vedi, qua noi ci raccontiamo le cose, come bellissimo. Questa è la cosa che ti dicevo prima. Ho capito perché escono spontanei e sicuramente anche a casa sono molto curiosi di conoscere ogni piccolo dettaglio. Esatto. Va bene, regaliamo un altro brano allora. Vabbè, facciamo una cosa, ne regaliamo due. Vabbè. Così e poi dopo torno e vediamo il primo cimelio. Allora, io con il primo andiamo con Ti amo e ti odio. Perfetto. E la seconda ti voglio far ascoltare questa Vigliaccamente, con una canzone molto forte. Sono molto curiosa, vediamo che cosa succede in quest'altro brano. Andiamo intanto con Ti amo e ti odio. Senza un'ombra di dignità.
canta. Ho male che mi hai fatto già, o che mi chiama ancora. Mi hai saputo imbrogliare con mille bucce, hai come nasce. Ti credevo sincero, non muovere per me, e tu sei già spusata. Questa sera vigliaccamente un'altra scoperta bellissima questa sera con questo brano, ma è un peccato che comunque tra virgolette li hai tenuti nascosti. Sì. Davvero un peccato. È un altro brano molto bello, sì, che comunque rispecchia anche questo una realtà, sì, che esatto, sussiste, esatto. Ma devo dire la verità che anche questo brano qui è adatto anche ad oggi, vedi, sì, è stato un CD realizzato, sì, proprio con dei sound, dei modi realista, diciamo, sì, ma anche capace, perché, sì, voglio dire, quando un brano rimane sempre attuale, sì, che non passa di moda, o sei, esatto, capace o sei capace. Quindi devo dire la verità, complimenti per questo album. Grazie. Che voglio ricordare anche il titolo, Anna, come si chiama? È nato un amore. È nato un amore, l'abbiamo presentato la scorsa, sì, settimana, sì, l'abbiamo, sì, portato, sì, qui, l'abbiamo fatto vedere.
Ragazzi, ancora si può trovare, vi stiamo facendo ascoltare i brani, ovviamente li potete trovare su YouTube, giusto? Sì, questi sì, si trovano un po' ovunque, ed è un'altra bella... Ti è mai venuta in mente di ricantarli? Sì. Rifarli. Ci ho sempre pensato di sì, di, con la voce di adesso. Sì. Esatto, questo sì, volevo dire. Cioè, e chissà, chissà se un giorno magari... Mai dire mai. Esatto. Mai perché... dire mai. In questo momento sono applicata all'inedito, perché... È presa, è il sorrisino di Bart di cui parlavamo prima, ragazzi. Non potete capire la gioia che manda dagli occhi. Le fantasie che mi vengono sono... Però a me così mi sta lasciando un pochino in suspense, cioè mi stai facendo immaginare l'immaginabile. È una cosa bella, è una cosa bella. E per forza deve essere bella, sei super entusiasta, quindi o è bella o è bella. Ragazzi, vabbè, dobbiamo aspettare ancora un po'. Sì, sì. Senti, torniamo indietro nel tempo, visto che abbiamo ascoltato questo brano, io voglio far vedere... Oddio. No vabbè, questa diciamo che era una copertina che mi portavo dietro le basi, okay. le cover che faceva Anna, che io voglio andare a ricordare. Non troppo vicino di me. No, oddio. Giusto, vabbè, ma guarda che abbiamo... Ci metto i miei occhi in mezzo. Abbiamo passato tutti quanti la fase della vita. Qui avevo 15 anni, ecco. Però 15. Ancora l'album non era stato realizzato, però era già Anna Giuliano che veniva richiesta ad esibirsi, a cantare con le varie cover. E tu avevi questo, appunto, questo album che racchiudeva 10 questi erano in quelli questo che caso, facevo, ma quelle ce n'erano molte molte di più. Queste erano quelle che, diciamo, i tuoi cavalli di battaglia di quell'epoca? Io facevo, sì. Ho letto un titolo bellissimo e lo vorrei sentire in qualche puntata. Qual è? È la numero 5. Io te vorrei a vasa. Ah, questa è bellissima. Io te vorrei a vasa. Io te vorrei a vasa. Ma ancora non mi dice d'asciata. D'asciata. Una voce pazzesca, io lo dirò sempre, fa tremare, voi la sentite a casa, ma guardate, vi giuro, non vedi che mi è... guarda, sei riuscita a farmi venire la... Bacimi, aspetta un attimo, aspetta che la devo allisciare, perché se no rimane così. Vi assicuro che avendola vicino, senza base, è totalmente un'altra cosa, ti vengono i brividi, e mi è capitato a me, ragazzi, ha una voce... pazzesca, questa voce la dobbiamo fare arrivare ancora oltre, Anna, ancora oltre. Quindi c'era questa, poi c'era Ramariello. Sì, sì, sono c'è, quelli... che scapricciatello cantare. Scapricciatello mio, mazzena. E poi c'era Gaggiafà, io ti vorrei vasà, odiami, come un vestito, però te penso, un altro bellissimo brano. Però forse io cucendo innamorata, ma tu pensa, se metto tutto genio, ma sembra te pensa, ma sente ghiaccio senza te. Brava Anna, bravissima. C'era anche una serata particolare quando Issa Maccaretta. Qual è la canzone?
la cover che ti ha dato più soddisfazioni di tutte? Con Manu Vestito. Con Manu Vestito. A Trapani volevano che la cantavo sempre. Sempre, quindi... Solo che adesso non mi trovo più. Perché? Lo so, a quei tempi... La sentivi proprio... No, cantavo con facilità. Ok. Adesso no, non lo so, forse magari perché crescendo sono cambiata, cambia anche... anche i miei gusti, diciamo. Assolutamente, ma sì, quello deve succedere. Sì, 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 sì. Ovviamente una ragazza di 17 anni sì, come, non è come una donna. Esatto, esatto. Cambia tutto dalla esatto, prima all'ultima cosa, ma... E anche le corde vocali ti cambiano. Certo che quelle cambiano. Però pensaci a rifare qualche brano di sì, questi. Sì, quello sì. Perché quello sono di sicura... fare alcuni cover, soprattutto di Maria Nazionale, perché l'ho cantata abbastanza... E ce l'ho in mente di farlo. Va bene, vedremo quale sarà uno tra i primi sì, che Anna andrà a scegliere. Poi abbiamo un'altra foto che però andiamo a prendere tra un pochino, perché altrimenti sveliamo troppe cose sì, in una sì, volta sì. Io direi di fare un altro brano adesso sì, e dopo diamo un salutino anche a tutti gli amici di Facebook che stanno aspettando. Vediamo un pochino chi c'è da quel lato. Continuate voi a scrivere. Scegliere tu un brano, non lo so, a me non mi viene niente in mente. Facciamo il primo con la quale dico io l'arrivo di Anna Giuliano. Favola. Certo, okay, scusami, bene, partiamo, diciamo che sì, con te, tra virgolette, sì, sì, è nato tutto così. Il momento in cui Anna Giuliana è entrata a Bella Bella, Bella Radio, Bella Tipo, è stato quel e diciamo bravo, che è stata, è un po' anche il ritorno, no? Sì, però dico, Anna Giuliana è entrata certo, Bella a casa, Radio, a casa con quel brano. E c'è stato anche molto successo, perché anche quando è stato condiviso, visto che ci sono stati molti seguiti. Una vogliona semplice, sì. Esatto, quella sì, era sì, una sì, vogliona semplice, vero, sì, giusto. Esatto. Andiamo allora con la mia favola? La mia favola, sogniamo dai, tutti insieme con okay, questo brano, che questo ci fa sognare a 360 gradi, ragazzi, è inutile dirlo. Andiamo, Anna dai, Giuliano! Un giorno tu hai la voglia.
che non ti ho mai chiesto. Ma quando fai i video, sei tu che sperimenti? Ci metti un po' di tuo? Oppure lasci 50-50. Fare tu? Ok. Sì, sì, sì. Ci consigliamo comunque. Con il videomaker, sì, diciamo. Però diciamo che... più di 50 mio. Ecco, no, infatti lo sai perché lo chiedo? Perché lei sembra è molto decisa di quello sì, che vuole, quello sì. che vuole dare agli altri, sì. Per questo ti chiedevo. Su boom boom un po', diciamo, Carmelo Privitera. La Neo Vivo, sì, salutiamo sì, sì, Tony salutiamo. Un grande bacio. Devo salutare Tony D'Antoni sì, che ci sì, sta un guardando. Bacio, sì, sì, sì. Comitato San Nicola, bacio Tony, ti vogliamo bene. Un bacione. La Neo Vivo, Carmelo mi dicevi su boom boom. Su boom boom lui proprio si è gasato perché gli piaceva tantissimo. Bella, è l'ultimo, diciamo il penultimo. Il penultimo, come l'abbiamo realizzato. Lui dopo lo facciamo. Poi Carmelo nei brani movimentati lui si diverte. Si gasa, vabbè, ma... A studiare la... Location, diciamo, tutto. Mi chiama, mi consiglia, Anna, così va bene. Facciamo io, così. Io ormai lo conosco, quindi mi fido. Ma sai, Boom Boom è un brano estivo, sì. Deve trasmettere proprio divertimento, sì, sì, in questo caso. Sì, sì, sì. Però ci sono questi brani, un attimo più... Però sono una femmina, diciamo, ho deciso tutto io. Vedi, allora, Boom Boom è una cosa totalmente diversa di Sonna Femmina, perché sì. Boom Boom, come stiamo dicendo, è un brano molto estivo, dove bisogna trasmettere il divertimento, sì. La voglia di darsi alla pazza gioia. Quindi lì, mare... sì, sì. Balli, tutto sì, sì. Questo invece Sonna Femmina è un attimino più importante, più, serio, diciamo, più sì. Importante anche come brano, esatto. Non c'è meglio di parlare con se stessa, esatto, esatto. Buttare fuori quella grinta, quel bisogno che delle volte manca quando magari ci dobbiamo allontanare da qualcuno che ci ha fatto soffrire. Bravo. E quelle sono avete realizzato un nel video reale. Ecco quello sì. Che è la verità, esatto, esatto, perché esatto. Diciamo che i video ci fanno sognare, sono la cosiddetta, io li chiamo la ciliegina sì. Sulla torta, sì, sì. Però devono anche dare quello che è reale, esatto, quello esatto, che tutti esatto. Attraversiamo in questo caso, e poi il video è secondo me sempre un contorno, perché fondamentalmente sì, lo guardi, però poi sì. Quello che ti resta è il brano, sì, cioè, il brano che ti entra esatto, dentro, sei le parole lì, quando che giri ti rispecchi, diciamo, quando ti metti la cuffietta, quando esatto. Ascolti la radio, deve essere sempre il brano, esatto, esatto, esatto. Quindi però il video deve essere anche realizzato nel esatto, giusto esatto. Modo come è stato certo, fatto certo, certo. Senti, io vado a pescare, prima facciamo Facebook o presco, voce del verbo prescare o presco o andiamo su Facebook, ditemi voi, andiamo prima su Facebook e dopo sì. Facciamo il cimelio, allora lo facciamo dopo sì. Allora ci giriamo, vediamo un pochino, allora c'è Jenny che ci saluta e vuole salutare il suo amore Corrado, poi Rosario Di Martino che ci dà la buona serata, Carmelo Varisano che l'avevo saltato, soli scendi Cauro, scendi un poco, poi scendi, abbiamo un altro poco che sopra sì, ok, Carla Guerra che ci guarda da Salerno, salutiamo tutti gli amici di Salerno, sì. Angela La Rosa, Salvatore d'Albani o d'Albani, Carla che dà tanti bacini, e poi c'è Marco Papa, e ancora andando avanti Emanuele Mitraglia, Giusy Boncaldo, salutiamo tutti, Angelo Zannino anche lui, Paolo che dice complimenti, voglio salutare anche tutta la mia famiglia, lo zio Andrea, un saluto da Lentini, salutiamo un tutta bacione. Lentini, poi c'è Anna, Sonny, scendi un altro pochino. Ok, Sonny ha perso il mouse, tutto molto bello, quindi siamo rimasti praticamente bloccati. Ok, c'è, scendi ancora. Anna, dicevo che che vuole salutare il fratello Saluzzo Leonardo, c'è anche il padre. Poi c'è Filippo che dice un saluto da Giuseppe, così via, sono tantissimi, è inutile. Pietro che ci guarda da Marsala. Marsala, un bacione. Poi saluti da Selinute e Castelvetrano, Andrea che ci dà la buona serata, Giuseppe Di Blasi, e ancora Mauro Martinucci che ci dà la buona serata, Giovanni che richiede un brano che non c'entra niente. Giovanni, stai a guardare, dove sei là? Insomma, va bene, il resto poi li salutiamo dopo, salutiamo sempre un tutti bacione, coloro che ci stanno bacione. Guardando al completo. Allora, andiamo a prendere la foto? Sì. Così mi racconti, perché mi hai detto che questo è un ricordo, sì. È una foto ricordo. Dove era messa? Insieme al CD? Conservata. Era conservata. Aspetta, l'ho conservata per...
per un ricordo, qualcosa di importante? Sì, allora io lì avevo 17 anni, avevo già inciso il CD. Sì. E incontrai Maria Nazionale e la vedo che finiva di esibirsi in un matrimonio, quindi io appena la vidi, tu immagina io che cantavo. Ma dove eri? Eri a Napoli? Ah, ok, eri a Napoli. Napoli. Certo, quindi guarda io qua. Se mi vedi, talmente l'ho stretta forte che poi mi sono chiesta, ma l'ho fatta male? Gli ho fatto male, certo. Allora, quindi c'era, era un matrimonio. Ma lei è piccolina, come te. Come me. Sto per te. Sì, tieni una voce. Sono abbracciata forte, ho detto, guarda, l'ho vista. Eravate in un matrimonio, ho detto. Lei. Lei era ad un matrimonio, che si era esibita. Sì. Ok, aspetta. Che la poso. Io ero con Leo Ferrucci in macchina con mio padre. Ok. E Leo Ferrucci mi fa: Anna, ci sta Maria Nazionale. Io scendo dalla macchina, vado. Come se non stavi cal- sì. Cioè, non me ne frega niente. Ho parcheggio, sì. Io mi butto intanto. Sì, okay. Sì, lei mi abbraccia, è disponibile, è una persona molto umile. Certo, ho detto che bello. Però vedi, voglio anche dire, ritornando al discorso prima ed oggi. Tu oggi hai portato questa foto stampata. Esatto. Le foto fatte in quel modo, con i vecchi tempi, sì, erano totalmente diverse, perché oggi abbiamo il cellulare, no? Possibilmente questa foto sarebbe rimasta per sempre nel telefonino, sì, sì, non sarebbe, sì, mai, esatto, stata stampata. Sì. Magari persa. Ecco, perché poi un telefono si rompe o qualsiasi, no, altra, sì, cosa, ed era un ricordo che avresti vissuto sempre solo nella tua testa. Sì, invece così puoi rivivere, sì, sì, tutto quello che è, sì, successo, sì, quando, sì, la guardi. Sì. Vabbè, quindi a casa ne ho tantissime, di però, tantissimi cantanti. Artisti, però insomma Maria Nazionale appunto è stata perché il mio baluardo per tanti anni. È perché l'ho capito, perché prima tu mi hai detto che volevi fare una cover di Maria Nazionale. Sì, sì. Da qui ho capito che appunto, sì, per, sì, te lei è stata. Anche perché lei cantavo le sue canzoni, quindi. Certo. Capito? È, ho, certo, iniziato con lei, quindi nel momento in cui usciva il mio CD, io poi vado a vedere lei. Per me è stata come tipo un segno. Brava. Un segno che è stato arrivato. Mi ha fatto in bocca al lupo, mi ha baciato, mi ha abbracciato. Da questo si capisce anche che, a prescindere dal successo che una artista può avere, è una donna molto, molto umile. Assolutamente. Perché poteva dire, senti, ciao, va, me ne vado, no, che mi stai raccontando. E invece no. E noi adesso abbiamo conosciuto anche quest'altra parte di vita di Anna. Sì. Vedi quante cose si, sì, scoprono, sì, così, sì, piano piano. E abbiamo anche capito che è stata un po' la mentore della, sì, carriera, sì, artistica, sì, di Anna, Maria Nazionale. Vabbè, stiamo parlando di una, una grande, la regina. Esatto. Ci abbiamo Nino D'Angelo e ci abbiamo, sì, la Maria Nazionale. Sì, assolutamente. Assolutamente condiviso, parola per parola. Andiamo a fare un altro brano allora? Quale? Sì. Facciamo Boom Boom a Logel, ne abbiamo parlato. Vabbè. Anche di, oppure ne volevi fare un altro? No, vabbè. Non lo sapevo nemmeno io. Ancora siamo nel periodo estivo, quindi, sì, se non ce lo godiamo ancora per un pochino, che qua tra poco ci puoi mettere i cappotti, ragazzi. Sì. Vi svelo una cosa, mi sono solo venuta con il mini bomber. Shh, non vi ho detto niente. Beh, fa un po' di freschetto fuori. Ecco, direi. Sì. Dai, va, torniamo a ballare. Che ci, che ci riscaldiamo. Un po' di più sopra il tuo petto, io ci sarò se ci sei.
All'estate con queste che io quando te l'ho detto anche la volta scorsa, quando la vedo dico mazza mia, guarda che buona, è bella questa, proprio carica. Sì, che io ero assolutamente titubante quando abbiamo girato questo video, perché Carmelo già immaginava tutto. Dice Anna, io dico oddio. Tu eri tipo, dice, ma cosa riusciamo a fare, sì, qua? Perché diciamo non era era progettato, certo, sì. Quindi diciamo che era la novità e ti ha lasciato, sì, invece sì. Quando hai visto il video finito, sì, detto... vai, beh, lui lavora con queste cose, sì, quindi chi sa meglio di lui, sì, sa sì, quello sì, che esatto, deve fare, come esatto. Fare, soprattutto nei video questi estivi, sì. E freschi. Allora, siccome già sono i 53, però io voglio, sì. Almeno fare altri due brani, sì. Prima di salutarci, sì, sì. Perché qui noi ci mettiamo a chiacchierare, il tempo va, quando esatto. Si sta bene, esatto, succede esatto. Questo, vola il tempo, vola. Sempre così. Direi di fare subito un altro brano, poi dopo salutiamo e cantiamo l'ultimo. Quale vuoi cantare come, no, dopo me lo dici come ultima. Sì, anche perché non lo so. Ok, così hai il tempo di studiarsela. Esatto. Adesso ce l'hai una che vuoi fare, proprio, ma voglio una semplice, non l'abbiamo fatta. La facciamo l'ultima. La facciamo l'ultima. Okay. Una voglio una semplice. Vedi? Sì. Allora esatto. Abbiamo deciso l'ultima. Esatto. Adesso voglio fare una, diciamo, vecchia. Sì. Che poi questa cosa di riproporre i brani vecchi, vedi che ci sta, sì, troppo. Sì, sì, sì. Facciamo Non ci sei. Dai, la riproponiamo ancora. Sì, sì. Facciamola riascoltare. Lassamo. Io non sono che una bambola pezza che sta in un angolo. Fa quello che vuoi. Me ne andrò. Già lo so che domani da sola sicuro impazzirò. Nei miei giorni sarai tutti i giorni con me sorriderò. Non ti ne
sei. Ma questo non l'avevamo mai fatto. No, assolutamente. Che poi diciamo, questa è una canzone dell'artista Alfredo Corsini. Sì. Che io all'epoca... Seguivi? Ti piaceva? No, mi innamorai di questo brano. No, è proprio bellissimo. E l'ho rifatto. E la rifà. Sì. Bello proprio, ragazzi. Devo dire che è una grandissima scoperta quest'album. Sì, racchiude dei brani bellissimi. Grazie. E meno male che li stiamo scoprendo. Io direi sempre di riproporli questi, perché è un peccato tenerli lì. Esatto. Questa sera devo dire che abbiamo conosciuto altri due brani nuovi che io non avevo mai avuto il piacere di ascoltarli. E devo dire, questa sera mi hai regalato una nuova scoperta meravigliosa. Brava Anna, grazie. brava. Voglio farti un applauso, perché veramente hai dei brani molto belli e sono contenta che li stiamo facendo ascoltare a tutti. E purtroppo, ahimè, quando si sta bene, il tempo abbiamo vola, vieni qua, facciamoci vedere in piedi, perché purtroppo siamo arrivati. Sì. Come è giusto che sia. E certo, ma io poi sono del parere che le cose belle non devono durare troppo. Sì, devono essere giuste. Diamo tanto appuntamento alla prossima settimana. Sì, assolutamente. Perché torneremo qui a tenere compagnia a tutti. Sì. E ci divertiremo soprattutto con le canzoni e vedremo quello che succederà. Sì, ci racconteremo sempre. Come siamo solite noi a fare. Non mettete mai due donne insieme. Non lo fate, soprattutto quando si trovano bene. Esatto. Quando si trovano bene insieme è la fine. Esatto. Allora, tesoro, tu vuoi fare qualche saluto prima di chiudere? Saluto tutte le persone ovviamente che mi seguono, che mi scrivono. Un grande bacio a te, alla tua famiglia, al mio marito. Anche a te, tesoro. Sempre. Però vorrei fare una cosa. Ricordiamo i tuoi contatti, perché mi ho detto quelli che mi seguono, però come fare per seguirti? Su Facebook ci sono Anna Giuliano Page, su Instagram Anna Giuliano Official, su TikTok Anna Giuliano Official. Quindi mi raccomando, lì ci sono anche tutti i contatti per avere Anna nei vostri eventi e per rimanere soprattutto aggiornati su tutto quello che succede dal punto di vista artistico. Anche se artistico. Su TikTok ci sto poco, perché diciamo il primo me l'hanno bloccato. TikTok blocca contatti. Non lo sapevo. Così. Sì. Ah, ti hanno bloccato. Quindi c'è quello bloccato, nuovo. Quindi l'ho rifatto un'altra volta nuovo e sto diciamo un po' più perché quando dici, come si suol dire, mi è caduto un po' dal cuore. Avevo dato tanto, avevo tutti i miei follower, perderlo esatto, mi è passata la voglia. Brava. Però non gliela faremo ritornare. Voi andate a seguire tutti Anna. Noi vi diamo appuntamento al prossimo giovedì alle ore 21. Diamo la buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti, grazie per essere averci stati qui. Seguito e niente. Una buonanotte, ci salutiamo. Ecco, Anna Giuliano. Io ti penso giorno e notte. Hai ancora la fede ardita? Io sono pronto a lasciare tutto per te. No, basta, lasciami stare.